Grazie naturalmente per ospitare questo evento, che non è altro che la presentazione ufficiale della nuova condotta Slow Food Riviera dei Cedri. Sergio, spieghiamo bene ai telespettatori delle Diamante cos'è questa associazione Slow Food e cosa farà poi in questo presidio di Diamante. Allora, Slow Food è una assolutamente. Slow Food è un'associazione internazionale, presente in circa 60 paesi in tutto il mondo, aperto anche a New York, per esempio c'è una condotta per Slow Food a New York, e si occupa della tutela della biodiversità. Il suo spot, diciamo, principale è quello del buono, pulito e giusto. Buono perché insomma cerca di promuovere i prodotti e il loro gusto, pulito perché è attenta insomma alle tematiche ambientali, quindi i prodotti che cerca di promuovere sono altamente naturali, insomma coltivati con i giusti criteri, quelli più naturali possibili, è giusto perché Slow Food si occupa anche della tutela dei diritti di chi lavora all'interno di questo settore, quello dell'agricoltura, dell'allevamento e della trasformazione dei prodotti alimentari. Ma oggigiorno Slow Food non si occupa solo del cibo buono, ma si occupa anche del, come dire, di tutto ciò che io direi che può essere rinchiuso in questa frase che è buona vita. Cioè, ultimamente abbiamo visto Slow Food a fianco ad altre organizzazioni internazionali per quanto riguarda per esempio la tutela dell'ambiente, era a favore del referendum sulle trivelle, naturalmente contraria, e spesso a fianco a Libera contro la mafia, insomma, proprio per la tutela della legalità e dei diritti umani, insomma, non si occupa più solo di cibo ma della vita giusta, non so, questa è una mia interpretazione, quindi è una cosa che ci piace, mancava su questo territorio che tra l'altro in questo settore ha tanto da offrire, dal cedro, ma ci sono tanti altri prodotti, insomma, non so, il mirto, ma così come alcuni grani antichi che sono coltivati nel primo entroterra, per esempio lo zibibbo, per esempio, ed altre biodiversità. Quindi insomma, il nostro intento è quello di puntare su noi stessi, sul nostro territorio, sui nostri prodotti, che poi tra l'altro oggigiorno sono come dire, indirettamente portatori di turismo, magari un turismo sostenibile, un turismo che punta alla qualità ambientale e culturale. Specifichiamo che Slow Food si deve a un personaggio straordinario che si chiama Carlo Petrini, che ormai forse è la più alta autorità mondiale sul cibo, forse, o una delle più importanti. Assolutamente, innanzitutto quest'anno Slow Food compie 30 anni, c'è il suo trentennale, e il suo fondatore Carlo Petrini appunto è una persona incredibilmente interessante, direi io, ma non lo dico naturalmente io, ma per esempio Forbes, la rivista americana, lo ha considerato tra i 50 personaggi più influenti al mondo. Ma non solo sulla gastronomia, proprio tra i 50 personaggi più influenti al mondo. Quindi insomma, il fatto che poi tra l'altro Slow Food è forse l'unica organizzazione internazionale che nasce in Italia e che poi va nel mondo, insomma, è un orgoglio per tutti noi. Buona vita, buon cibo, buona musica, se ci vuoi anticipare qualcosa naturalmente del Peperoncino Jazz Festival. Stasera già avremo un anticipo, insomma. Sì, stasera c'è un'anteprima, tra l'altro con un pianista internazionale, lui si chiama Christian Randalu, è di Tallinn in Estonia, è già stato nostro ospite in passato e ci regalerà un bellissimo piano solo, tra l'altro fra poco al tramonto. E questo sì, è un'anteprima del festival che realmente inizierà a luglio con le solite 60 date in 35 paesi diversi, tutte le province calabresi, i tre parchi nazionali e quant'altro. Ci saranno come al solito grandi nomi internazionali e nazionali, però insomma ancora non vogliamo svelare, ancora qualche altro giorno faremo una conferenza stampa, insomma, proprio. Grazie, in bocca al lupo per questa nuova avventura di Slow Food. Crepi e buona vita a tutti. Slow Food
il cibo come la piacevolezza del vivere del cibo, ovviamente anche declinato alla, all'offerta turistica. Questo è uno degli aspetti fondamentali di cui si occupa Slow Food. Allora, l'assesso al turismo, Franco Marino, ovviamente partiamo da questo aspetto. Beh, sono ormai tanti anni che cibo e gastronomia, gastronomia e turismo, cibo e cultura costituiscono un binomio indissolubile. Questo perché ormai è ampiamente riconosciuto che il cibo ha assunto una dimensione completamente diversa, cioè non è più soltanto legata al nutrirsi, ma è legata ad una componente che alimenta non soltanto il corpo, ma alimenta anche lo spirito. La filosofia che sottende Slow Food, che lo voglio ricordare, è quella tendenza nell'assaporare i cibi, nel dare consistenza, nel riempire di contenuti e di gustare quello che si mangia, non soltanto con il senso del gusto, ma con tutti i cinque sensi, per avere una dimensione compiuta di quello che la natura ci offre. Quindi una concezione filosofica ed estetica del mangiare che si coniuga molto bene con le motivazioni dei flussi turistici. Statistiche molto accreditate individuano nella movimentazione turistica il mangiare, il saper mangiare, il bere e il saper bere come uno degli attrattori principali. Dopo il richiamo balneare, che resiste comunque alla grande come attrattore turistico, subito dopo, soppiantando anche il primato che poteva avere il richiamo culturale, il richiamo archeologico, il richiamo sportivo, il mangiare e il saper mangiare diventano motivazioni di movimento turistico. Per cui l'iniziativa di stasera, per la quale io devo veramente ringraziare Sergio Gimigliani, che nel corso degli anni ha dimostrato di muoversi a 360 gradi nell'ambito turistico-culturale, è creatore di eventi, organizzatore di festival, collettore di una serie di iniziative culturali, aggiunge un ulteriore tassello e lo aggiunge nello scenario di uno dei posti più belli della nostra diamante, che è questo angolo di spiaggia, la Riviera Blu, che geograficamente viene a collocarsi a metà strada fra le due capitali della dieta mediterranea, Pollica nel Cilento e Nicotera. E questa è una curiosità geografica che ha un suo significato. La dieta mediterranea cammina di pari passo con la filosofia dello Slow Food. La dieta mediterranea può essere utilizzata come brand di attrazione turistica. Io credo che in questa materia, con queste argomentazioni, bisogna intervenire, bisogna fare rete. Io do la completa disponibilità mia personale, mi sono appena iscritto come socio della condotta Riviera dei Cedri dello Slow Food, ma la mia disponibilità istituzionale a portare avanti iniziative che vadano in questa direzione, che arricchiscono il dibattito e che arricchiscono le potenzialità di questo nostro straordinario territorio. I turisti, insomma, diciamo, venite a godere il nostro territorio, non in maniera fast ma slow. Venite a godere il nostro territorio, a scoprire le ricette della nostra tradizione gastronomica, a degustare e assaporare con una concezione che è l'antitesi del mordi e fuggi e del fast food, appunto lo slow food. Venite ad assaporare i sapori di una volta, i cibi a chilometro zero che alimentano non soltanto il corpo ma anche lo spirito, gli alimenti di territorio, gli alimenti di stagione, perché in questo modo avremo soddisfatto sia alcune esigenze di tipo salutare ma anche alcune esigenze di tipo estetico e filosofico. Precursore di Slow Food a Diamante, presente anche alla presentazione di oggi, il professor Enzo Monaco. Allora, un giudizio su questa nuova avventura che parte non solo a Diamante ma sulla Riviera dei Cedri. Beh, una splendida avventura, perché non c'è solo il peperoncino ma ci sono centinaia di prodotti di questa magnifica riviera che devono essere scoperti e valorizzati. 27-28 anni fa c'era
una delegazione Slow Food Riviera dei Cedri, che poi abbiamo chiuso perché è nata l'Accademia. Non ebbe molta fortuna né con la Riviera né con i Cedri. Io mi auguro che invece questa sia la volta buona, e come ho detto ai responsabili della nuova condotta, l'Accademia del Peperoncino ed io personalmente siamo a totale disposizione per collaborare, per far sì che questa condotta decolli e che i prodotti della Riviera dei Cedri trovino la loro giusta valorizzazione. Più in generale, diciamo, dei sognatori rivoluzionari come è stato Carlo Petrini, come è stato lei, insomma, si può veramente rompere l'omologazione imperante che c'è anche sul cibo, purtroppo, la cultura del cosiddetto fast food? La storia di Carlo Petrini è una storia esemplare, nel senso che Carlo Petrini si indirizza verso la gastronomia dopo i suoi fallimenti politici. In effetti lui era un giovane di belle speranze, come si suol dire, non riuscì ad essere eletto consigliere comunale di Bra, che era la sua città, per il Partito Comunista, e dalla delusione, o meglio dai problemi che gli aveva posto questa candidatura, nacque Slow Food, perché in effetti per fare la campagna elettorale lui aveva speso molti soldi e non avendo risorse finanziarie, il PC, per come atto di riconoscenza, lo invitò a organizzare i momenti gastronomici del Festival dell'Unità. Questo è stato decisivo, perché lui si è occupato sempre più di gastronomia, abbandonando la politica, ed è stata una fortuna, perché è diventato ovviamente un leader mondiale della gastronomia italiana. Allora, in un presidio Slow Food dedicato al cedro non potevamo non intervistare Ninì Belcastro, che di questo elemento della nostra terra ha fatto, diciamo, qualcosa anche di artistico nel campo della produzione sia di gelati, di dolci, insomma, i famosi cocktail. Insomma. Un giudizio su questo pomeriggio e soprattutto su questo presidio Slow Food. Allora, per quanto riguarda il presidio Slow Food, veramente Diamante dovrebbe essere onorata di avere da Tortora accettare di avere su Diamante la direzione, il centro, il fulcro, e mi sembra giustissimo, perché Diamante, essendo un po' la perla del Tirreno, potrebbe diventare anche la perla per quanto riguarda la gastronomia e cose varie, perché Slow Food non è altro che saper bere e soprattutto la ricerca di prodotti nuovi, di prodotto e territorio. E io sono felice di farne parte, di avere insieme a Sergio aiutato a costruire questa nostra sezione. Poi, per quanto riguarda la manifestazione, non mi aspettavo tutta questa gente, onestamente l'ho vista molto molto bella, nel senso che la gente interessata. Abbiamo fatto gustare, tra parenza, abbiamo fatto gustare quello che è il cedro, soprattutto pasticcini di cedro, cocktail al cedro. Poi anche i ragazzi di Panza e Crianza hanno preparato degli stuzzichini molto buoni, molto simpatici e caratteristici. Quando ha contato il cedro nel suo lavoro, insomma, allora, che rapporto ha con questo agrume? Allora, nel mio lavoro, oltre al tartufo al cedro, la cassatina al cedro che io faccio, io sono onorato di avere sul mio menù un cocktail firmato da Umberto Eco, che c'è un Martini Cocktail variante Eco, che non è altro che, invece nel Martini Cocktail ci va l'olio di limone, e io Umberto Eco gli ho messo l'olio di cedro, e dico la verità, se ne è fatti due, quindi vuol dire che ha apprezzato e poi l'ha trovato squisito, perché era un gusto nuovo, un gusto che lui non conosceva. E quindi per me il cedro do il giusto valore che merita, anche perché è uno dei pochi liquori nostri, se non l'unico, insieme alla liquirizia, però parliamo dell'altro lato della Calabria. Con questo aneddoto
inedito su Umberto Eco. Noi ringraziamo Nini Belcassi anche per tutto quello che di buono ci fa provare.